Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Gamecast, la nostra rubrica video dedicata ai videogiochi qui su Lega Nerd. Io sono Francesco e se nell'ultimo episodio ho fatto incazzare tantissima gente parlando tra virgolette male o comunque in modo abbastanza provocatorio della situazione attuale di Xbox nel mercato dei videogiochi, per par condicio a questo punto, per dimostrarvi anche che non sono un fanboy né di Sony né di Nintendo, però ogni volta cambia la bandiera, insomma, a seconda che si parli bene o male di qualcosa, la critica è sempre quella di essere fanboy dell'opposto. Parleremo, tra virgolette, male di quella che invece è la situazione attuale di Sony, ovvero quella di monopolista del mercato videoludico. Nello specifico, la mia riflessione parte da determinati dati concreti, come nello scorso video appunto evidenziavo, il fallimento in termini numerici per quanto concerne le vendite di Xbox in questo periodo, che va di pari passo con l'incapacità di mettere sul piatto esclusive di rilievo. E aprendo una piccola parentesi a tutti i simpaticoni che hanno dato a me, comunque anche a Lega Nerd, del sito clickbait o comunque del comportarsi da bimbi minchia e quant'altro, più o meno negli stessi giorni in cui usciva lo scorso episodio di Gamecast, anche un altro sitarello chiamato The Verge ha parlato proprio della situazione di mancanza di esclusive su Xbox, che ne determinano a conti fatti l'attuale sconfitta nei confronti di PlayStation, perché guardate un po', le esclusive nel mercato console importano ancora. Però chiusa questa piccola parentesi, torniamo a ribadire che PlayStation al momento detiene più o meno il 60% del mercato videoludico per le home console. E questa in senso lato è una cosa negativa. È una cosa negativa perché anche i titoli in esclusiva, che pure sono usciti nell'ultimo periodo e comunque a rilento dalla metà del 2016 in poi per PlayStation 4, sono molto centellinati. Non dimentichiamoci che lo stesso Uncharted 4 è stato più volte rinviato, non dimentichiamoci che uno dei titoli in esclusiva è The Last Guardian, che veniva rinviato appunto da una decina d'anni e le cui sorti erano molto incerte. Per di più, la critica che è stata mossa nei confronti delle tre dello scorso anno di Sony è proprio quella di aver messo tantissima carne al fuoco senza però dare neanche una data di lancio per tutti i giochi presentati. Abbiamo visto esclusive che sicuramente hanno fatto la gioia e la felicità di moltissimi fan, dal nuovo titolo di Hideo Kojima a un titolo pensato esclusivamente per PlayStation incentrato sul personaggio di Spider-Man, che sembra ricalcare un po' la falsa riga di quelli di Batman Arkham di Rocksteady. Insomma, poi anche nei mesi successivi è stato annunciato The Last of Us 2 ufficialmente. Comunque di carne al fuoco ce n'è, ma diciamo che l'attuale situazione concede a Sony la possibilità di adagiarsi sugli allori e quindi di far uscire le cose con molta più calma, di non sentire nessuno che la rincorre come magari avveniva nei tempi, negli anni passati, no? Nella vera console war, quella tra Nintendo e Sega, dove un po' la competizione faceva bene, stimolava il mercato e l'ha portato a crescere con la crescita appunto esponenziale che si è avuta negli anni 90. Bene, questo è un fattore che manca, perché se Nintendo comunque porta una ventata di aria nuova, fresca, con Switch, ponendo qualcosa nel mercato che non esisteva fino a ieri, perché Nintendo Switch è una console sia portatile che fissa, quindi un ibrido che non esisteva prima, è sicuramente qualcosa di nuovo, ma che non va a collocarsi come diretto competitor né di se stesso sul mercato portatile, laddove oltre agli smartphone Nintendo 3DS continua ad essere l'unica console che ancora funziona, né sul mercato delle home console, dove comunque non si pone in diretta concorrenza con PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 4 Pro, Xbox Scorpio e via discorrendo. In generale, il monopolio fa sempre male a qualunque mercato, questo non soltanto nei videogiochi, ma in tutte le industrie. Nella peggiore delle ipotesi, se tutto rimanesse fermo così com'è, avremmo praticamente un'intera generazione videoludica scandita dai tempi e dalle comodità di un vincitore che si è detto tale fin dal primo giorno in cui questa nuova generazione ha visto la luce e che non ha visto quindi spinte, non si è sentito rincorso da nessuno per 5-6 anni probabilmente. È per questo motivo che io invece mi auguro caldamente che a questo E3 Microsoft sganci delle bombe incredibili anche in termini di software e faccia un po' spaventare, diciamo, Sony, che senta un po' quel monopolio venir meno e che sia lì a preoccuparsi di doverlo riconquistare, comunque di doverlo mantenere
incalzando Microsoft anche con altre uscite. Di conseguenza, gli unici che ne gioverebbero sarebbero appunto i giocatori, che avrebbero più giochi in esclusiva, più giochi di qualità da poter giocare su più piattaforme. Voi invece cosa ne pensate? Il monopolio di Sony attuale è anche per voi un qualcosa di non genuino per il mercato, di non sano e di non favorevole ai giocatori stessi, oppure siete contenti di questa situazione? Fatemelo sapere nei commenti. Questa volta invece sarò probabilmente un boxaro venduto per aver detto queste cose, però via, è sempre divertente così, e anzi mi fa piacere se partecipate, vi gasate e siete un po' infervorati nei commenti. Anche per questo episodio di Gamecast è tutto, e ci vediamo la prossima settimana con un altro episodio. Ciao!